Si può scommettere tutto l'anno o solo in alcuni periodi? E si può scommettere sui campionati di tutto il mondo o solo sui principali, tipo la Serie A, la Bundesliga e la Liga? Sono due domande vicine tra loro a cui adesso rispondo. Allora, per quanto riguarda diciamo, le risposte sono, si può scommettere 365 giorni all'anno, anzi anche 366 nell'anno bisestile, e si può giocare su qualsiasi campionato nel mondo. Anzi, chi si limita alla Serie A, alla Serie B, alla Premier League, sbaglia in partenza, sia perché restringe troppo il suo campo d'azione, sia perché pensa spesso di sapere delle cose su quei campionati che in realtà poi lo portano sulla cattiva strada e gli fanno sbagliare i pronostici. Quindi la prima cosa qual è? Quella di saper individuare le partite e assicurarsi che siano partite pronosticabili. Io nel libro Quale Scommesse Calcio vi insegno a farlo, vi insegno a prendere le sole partite per cui effettivamente c'è la possibilità di fare un pronostico vincente. E quindi poi, eventualmente, se volete, anche una scommessa che, avendo un pronostico che è spesso vincente, anche la scommessa sarà spesso vincente automaticamente. Per quanto riguarda il discorso dell'anno, potenzialmente voi potete giocare tutti i giorni, ma c'è, e ne ho parlato anche altre volte, un discorso proprio di stanchezza anche mentale. Quindi, mentre a volte è anche bello, divertente, e fare una serie consecutive di giornate dedicate al mondo dei pronostici, eventualmente le scommesse sportive, vedete la cassa che sale, eccetera. Altri momenti ci sono delle pause che dovete prendervi per forza di cose. Io vi ho fatto già vedere altre volte che se sono concentrato su un progetto, su qualcosa, e non riesco ad avere la testa libera per concentrarmi sulla parte pronostici, in quel periodo non scommetto. Oppure magari mi diverto solo a fare il pronostico, però non faccio la scommessa. Quindi, se parliamo di potenziale, potete scommettere 365 giorni all'anno. Se parliamo di effettivo, vi consiglio di scommettere solo quando siete con la testa libera, avete il tempo da concentrarvi su una partita. Vi vedete che quel pronostico su quella partita vi piace e allora potete pronosticare ed eventualmente scommettere. Su tutto il mondo, ad esempio, ieri ho fatto un altro video che ho pubblicato sul canale youtube.com/pronosticoit. Abbiamo fatto un attimo solo. Abbiamo fatto l'81,50% di pronostici corretti su pronostico.it Premium e ricordatevi che pronostico.it Premium è un ausilio, quello che conta, quello che comanda è sempre il libro Quote Scommesse Calcio, cioè io con il libro Quote Scommesse Calcio vi insegno a fare pronostici vincenti e il mio obiettivo è insegnare a tutti a fare pronostici vincenti dall'81% in su. In questo caso la percentuale è proprio dell'81,50%, ma non è quella del libro, è quella di pronostico premium. Allora qualcuno sbaglia e dice: ah no, Giulio, allora io prendo pronostico premium e mi gioco con i pronostici. No, perché pronostico premium ha l'obiettivo tra il 60 e il 100% giornaliero. Mentre con il libro Quale Scommesse Calcio, se seguite i miei insegnamenti, sarete in grado di fare tutti i giorni l'81% in su. Ok? Quindi è questo lo strumento principale. Pronostico.it premium è quello che vi completa. Se avete il vostro pronostico fatto con il libro Quale Scommesse Calcio e poi c'è il pronostico premium che va nella vostra direzione, avete uno strumento potentissimo. Questo è un elemento su cui insisto perché sono due cose differenti ma molto ben integrate tra di loro. Se andiamo a vedere i pronostici di ieri, un attimo solo, eccoli qua. Di pronostico.it premium, vedete, ieri abbiamo fornito appunto 81,50% di pronostici vincenti con quota media 1,50. Se si considerano le sole partite superiori a 1,25, quota media 1,60, quindi molto alta. Allora, se vedete, a parte questi immensi prati verdi, ci sono partite a tutti gli orari e di tutto il mondo.
C'è l'America, dagli Stati Uniti d'America all'Argentina, Venezuela, Uruguay, Colombia. C'è l'Asia, Giappone, Cina, e i campionati nordici, Norvegia, addirittura c'è l'Africa col Kenya. C'è la, i campionati nordici, Finlandia. E poi di nuovo riparte con l'America, dipende naturalmente dall'orario, ma guardate, cioè, si riesce a pronosticare tutto. Abbiamo pronosticato ad esempio ieri anche la UEFA Nations League con due pronostici, eccoli qua: Svizzera-Portogallo e Grecia-Kosovo, entrambi vincenti. Quindi, ripeto, una cosa è il potenziale. È una cosa è l'effettivo. Inoltre, quello che io invece sconsiglio assolutamente è di concentrarvi solo su alcuni tornei. Perché quando vi andate a concentrare solo su alcuni tornei, entrano in gioco altri meccanismi che nulla hanno a che fare con un metodo. Il mio metodo vi permette di giocare qualsiasi cosa, la Serie A, ok, la Serie B, ok, la Premier League, ok, ma anche la J3 League giapponese. È questa la potenza, non tanto del mio metodo, perché cioè il mio metodo è vincente e abbiamo tantissime testimonianze. Però adesso io non voglio solo celebrare il mio metodo, io voglio fare proprio un discorso tecnico. Cioè, uno scommettitore non si deve limitare a un campionato, perché quando si limita a quel campionato restringe troppo il suo campo d'azione. Inoltre, come ho detto prima, avete dei pregiudizi che vi porteranno, magari siete addirittura tifosi di alcune squadre, vi porteranno, oppure siete, diciamo, tifosi di una squadra ma odiate un'altra squadra, che vi porteranno a sbagliare. Quindi voi dovete sostanzialmente togliere, ne ho parlato anche in un altro articolo, dovete togliere, diciamo, tutto ciò che è un fattore emotivo, tutto ciò che pensate di sapere, e invece dovete fare quello che serve. Che cosa serve? Serve tutta una serie di step che io vi ho indicato nel libro per prima di tutto individuare le partite da pronosticare, fare il pronostico. Quando questo pronostico vi piace tanto, potete decidere o fare solo il pronostico e divertirvi a fare i pronostici, che già questa è una cosa bellissima, oppure addirittura a seguito del pronostico fare una scommessa. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!